Store, di seminario sul festeggiamento e celebrazione del World Refrigeration Day. Siamo qui oggi appunto per dare l'importanza del nostro settore, dire l'importanza del nostro settore del World Refrigeration Day. Do la parola a Federico, che dici, possiamo iniziare direi, poi arriveranno ancora altre persone, comunque nel frattempo possiamo iniziare. La scaletta, appunto, do la parola, ho l'onore di dare la parola a Federico Ripolti, è stato per tanti anni mio collega al Centro Studi Galileo e adesso abbiamo la fortuna di avere come sindaco di Casale Monferrato. Quindi do la parola al sindaco di Casale Monferrato, grazie. Grazie a tutti voi, sono voi per togliere lo spazio al dibattito, grazie a Marco per aver voluto organizzare qua a Casale proprio in occasione del primo mese di mio insediamento, il Water Refrigeration Day, un settore al quale sono molto legato e che continuo a tenere vicino come consigliere dell'Associazione dei Tecnici Italiani del Freddo, che è l'associazione di rappresentanza della categoria dei tecnici che nasce a Casale Monferrato, ha sede a Torino, e ha visto in questi anni un importante vivace dibattito sul tema, soprattutto dei nuovi gas, con un contributo importante alla nuova legislazione. Mi fa piacere ospitare a Casale Monferrato il collegamento italiano del World Refrigeration Day. È bene che ci sia una giornata d'approfondimento di questo genere ed è importante anche che proprio sia qua nella capitale del freddo. Anni fa abbiamo lanciato un progetto di unione delle aziende casalesi che però non mirava solo a mettere in rete le aziende che nel corso degli anni si sono affermate a livello internazionale ma che nascono a Casale. Era un progetto che mirava a dare valore aggiunto a tutto il settore del freddo. Alcune iniziative del progetto sono iniziative ben riuscite, il progetto Green Gas che ha ricevuto un finanziamento importante dalla comunità europea per lo studio dei nuovi gas refrigeranti, è una case history significativa di quello che questa rete ha messo in piedi negli anni e speriamo in futuro di poter estendere da quel progetto la collaborazione. Una pillola di storia che molti casalesi sanno, a Casale è stata prodotta la prima cella per la refrigerazione a livello europeo. Nasce a Casale Monferrato dall'ingegno di un macellaio che desiderava migliorare la conservazione delle sue carni, Francia, che acquistò due compressori per il raffreddamento dei cingoli di un carro armato americano e con l'ausilio di lamiere e con inventazioni rudimentali le trasformò nella prima cella frigorifera per la conservazione delle carni. Da lì nacque la prima azienda del settore che nel 48 era già un SPA. Quindi nel giro di pochi anni Casale si affermò a livello europeo nel settore. Da lì nacquero molte altre aziende e da lì parte la grande storia del freddo casalese che è ancora oggi una storia viva. Io in questi giorni ho letto di qualche concittadino che con un po' di ironia diceva abbiamo avuto tante chiusure di tante aziende, non c'è molto da festeggiare col World Refrigeration Day. Sì, è vero, abbiamo perso alcune aziende chiave ma altre sono cresciute. E molto spesso fa molto più rumore un albero che cade di una foresta che cresce, questo è l'esempio calzante per il settore del freddo di Casale. Il settore del freddo di Casale ha molte aziende leader mondiali del proprio settore e ha tante aziende di indotto che costituiscono una ricchezza unica per il territorio, ma soprattutto portano un valore aggiunto di altissimo profilo a tutta la refrigerazione mondiale. Io do quindi a voi la parola, vi ringrazio per essere qui con noi nel Castello Paleologo, castello ricco di storia che recentemente è stato trasformato in luogo per ospitare eventi e come anchor point turistico del patrimonio UNESCO del Monferrato che vi ospita in questi giorni. Grazie per la vostra presenza, buon lavoro e grazie all'organizzazione. Federico, resta qua con noi, resta, ti nascondi, resta qua con noi qua nel podio. Abbiamo anche i cavalieri, Federico Ripolti. Quindi iniziamo ufficialmente quindi questa giornata, queste due ore di World Refrigeration Day. Volevo presentarmi, sono Marco Buoni, presidente di AREA, Air Conditioning Refrigeration European Contractor Association, che appunto è l'associazione europea che collega 26 associazioni di categoria da tutta Europa. Sono direttore di Studi Galileo, quindi qui di Casale Monferrato, c'è lo Studi Galileo di Monferrato, per i tecnici. Proprio oggi abbiamo dei tecnici dell'Argentina che stanno facendo dei corsi qua a Casale Monferrato, 22 docenti argentini sono qui a Casale a svolgere un corso, perché noi in Italia, lo vedete nelle mie slide, siamo all'avanguardia
con tecnologie, con la formazione, con tutto quello che è il nostro settore. Questa giornata, ho già detto prima, mi ripeto per chi non c'era prima, perché diciamo, abbiamo iniziato ufficialmente l'incontro, questa giornata serve non tanto per gli operatori del settore, ma più che altro per tutte quelle persone che vogliono sapere di più della refrigerazione, sono cittadini che vogliono sapere perché è importante la refrigerazione, qual è l'impatto della refrigerazione sulla nostra economia, e vogliono sapere l'aria condizionata, come funziona e qual è il futuro di questa della refrigerazione aria condizionata. Quindi da oggi, il 26 giugno, di ogni anno si celebra il World Refrigeration Day. Il 26 giugno perché? Perché è la data di nascita di Lord Kelvin, che è il famoso, ha dato appunto il nome all'unità di misura della temperatura, il grado Kelvin. È nato il 26 giugno 1824 a Belfast. Viene svolto un evento del World Refrigeration Day in 100 nazioni. Oggi, giornata mondiale della refrigerazione, in 100 nazioni vengono svolte degli eventi sul World Refrigeration Day. Questo logo qui che vedete è stato tradotto in 35 lingue, incluso il Maori, incluso il gallese, eccetera, eccetera. Come slogan c'è The Coolest Day of the Year, che probabilmente sapete che in inglese cool significa bello, ma anche freddo. Non è il caso di oggi, oggi probabilmente è la giornata più calda dell'anno, quindi The Hottest Day of the Year potremmo semplicemente dire. E mi ha chiamato Radio 2, Caterpillar, alle 6 mi farà un'intervista per spiegare a livello nazionale cos'è il World Refrigeration Day. Scopo anche i media nazionali, perché vogliamo appunto spiegare a tutti l'importanza della refrigerazione. E siamo qui oggi a Casale Monferrato, capitale del freddo, anche per questo. Siamo l'evento appunto autorizzato dagli organizzatori del World Refrigeration Day per l'Italia. Stamattina ero a Padova, ne ho svolto un altro a Padova, infatti sono due eventi. Uno a Padova, che c'era il simposio di refrigeranti organizzato all'Università di Padova, professor Cavallini, qualcuno di voi lo conosce. Oggi alle 5, 2 ore, quindi qui a Casale Monferrato, svolge questo evento che appunto serve per far conoscere il nostro settore. Vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della refrigerazione e condizionamento nella vita di tutti i giorni. E chi mi seguirà appunto avrà questo scopo, quello di spiegare a tutti perché è importante questo settore. Ci tengo che ci sia un colloquio tra di noi, quindi la mia presentazione sarà breve. Vorrei che mi diciate la vostra opinione del settore, perché pensate che sia importante il nostro settore, perché cos'è che dobbiamo ancora fare per migliorare il nostro settore. Il nostro settore è florido ed è in espansione. Freddo e alimentazione sono dati questi delle Nazioni Unite e dell'Istituto Internazionale del Freddo. Attualmente nel mondo ci sono 1,5 miliardi di refrigeratori. Freddo commerciale 90 milioni nel mondo, trasporto refrigerato 4 milioni di veicoli refrigerati, ci sono nel mondo 1,2 milioni di contenitori refrigerati, condizionatori d'aria vedrete che sono quelli che avranno un maggior impulso nei prossimi anni, poi se c'è il cambiamento climatico, sul riscaldamento della terra, come vediamo oggi che arriveremo a 40 gradi nei prossimi giorni, potete immaginare che saranno sempre più necessari i condizionatori d'aria. Nel mondo abbiamo 600 milioni di condizionatori ad aria, 2,8 milioni di condizionatori ad acqua, veicoli, quindi automobili, 700 milioni di automobili con il condizionatore. La medicina, freddo e sanità, il nostro settore è fondamentale nella medicina, la conservazione della medicina. 25.000 sistemi per risonanza magnetica. Freddo e industria, gas naturale liquefatto, non vado nei dettagli, comunque un altro momento. Di interesse pompe di calore, 160 milioni di pompe di calore nel mondo. Il futuro dice, le Nazioni Unite avremo 5,6 miliardi di condizionatori d'aria nel 2050, contro, come ho detto prima, 1,6 miliardi che ci sono oggi, all'incirca 10 nuovi condizionatori ogni secondo. I refrigeratori verranno raddoppiati entro il 2050.
Attualmente il consumo energetico dei nostri impianti di refrigerazione e condizionamento, e aggiungo pompe di calore sempre, è di 20% del consumo mondiale di elettricità. Noi consumiamo, il nostro settore, 20% del consumo mondiale di elettricità e stiamo aumentando ovviamente l'uso dei nostri apparecchi, come ho detto prima, mentre magari altri stanno diminuendo. L'illuminazione ormai è sempre più a LED, consuma sempre di meno, il trasporto probabilmente consumerà sempre meno energia, quindi il nostro settore diventerà sempre più importante, perché non c'è un'alternativa conosciuta attualmente all'impianto di refrigerazione così come è stato, come viene fatto attualmente. Poi un'altra cosa importante che avete sentito parlare, o se avete sentito parlare, tanto meglio, ve lo dico io adesso, è il discorso ambientale. I nostri impianti sono molto legati ai problemi ambientali. Sono i gas refrigeranti che sono inquinanti per l'aumento dell'effetto serra, per i cambiamenti climatici, per l'ozono, anche se in Europa ormai questo problema dovrebbe averlo superato. Quindi è importante anche per questo motivo, per i gas refrigeranti sono all'interno e ci sono degli accordi internazionali che dicono che dobbiamo cambiare. Siamo obbligati a cambiare i nostri impianti di refrigerazione, perché così come vanno non vanno più bene, come sono non vanno più bene. Dobbiamo cambiare refrigerante all'interno, quindi dobbiamo cambiare i nostri impianti. E questa occasione di cambiamento deve essere anche un'occasione di miglioramento, ovviamente. Cioè cambiamo, vogliamo migliorare i nostri impianti. Attualmente la refrigerazione viene utilizzata per il 45% nella residenziale, nelle case. Il 15% nell'industria, quindi per processi industriali, 40% nel settore terziario, viene utilizzata la refrigerazione attualmente. Come ho detto, il 20% viene consumata dell'energia elettrica mondiale per i nostri impianti in, ma è abbastanza logico, in ambienti caldi, come potrebbe essere l'Africa, come potrebbe essere il Medio Oriente, arriviamo al 70% dei consumi energetici consumati i nostri impianti. Cioè una città come Dubai, il 70% dell'elettricità consumata a Dubai va per la refrigerazione e condizionamento. E come potete immaginare, l'Africa ha molta necessità di refrigerazione e condizionamento. L'Africa, comunque l'Asia meridionale, l'India, abbiamo 1,5 miliardi di persone in India che avranno bisogno di refrigerazione e condizionamento nei prossimi anni. Allora, questo deve per affrontare il nostro settore quanto energia consuma rispetto agli altri. Trasporto, l'industria consuma il 40%, il freddo, la refrigerazione il 17-20%, come ho detto, residenziale il 20%, eccetera. Comunque, quanto il nostro settore consuma rispetto agli altri settori, quindi il trasporto l'1%, eccetera, eccetera. E nei vari continenti mondiali, quanto consumiamo di refrigerazione e condizionamento? Allora, NAM, che è America del Nord, consuma più di tutti. Per chi è stato negli Stati Uniti sa che d'estate mettono il termometro a 18 gradi, si congela negli edifici negli Stati Uniti d'estate. Ed inverno mettono 28 gradi, quindi fa un caldo boia dentro gli edifici d'inverno. Quando fuori a Chicago ci sono meno 20, negli edifici c'è più 25, più 20. Quindi consuma tantissimo energia. Nel Pacifico, più che altro Giappone, sono secondi. L'Europa, qua in verde, noi europei stiamo puntando tantissimo nell'efficienza energetica, nel risparmio, nei cambiamenti, e vedremo nei prossimi anni se è utile o meno quello che stiamo facendo. Comunque abbiamo una politica che sta dando i suoi frutti, secondo me, eccetera, eccetera. Cosa possiamo fare per migliorare il nostro settore? Isolamento. Tolgo la parte iniziale che tanto sono cose che non abbiamo già detto. Isolamento. Cambiare i refrigeranti. Ridurre le perdite di refrigeranti. Etichettature delle macchine, perché si vede effettivamente se la macchina consuma meno o più rispetto a un'altra macchina, quindi un confronto. So che ieri c'era in Assocold, Eurovent, si parlava appunto di etichettatura energetica delle macchine, dei refrigeratori, ovviamente sto parlando sempre di refrigerazione ricondizionata. Quindi un'etichetta che possa, così come c'è nelle lavatrici, nei frigoriferi domestici, un'etichetta che dica se un impianto consuma poco rispetto a un altro.
controllo, digitalizzazione, internet of things, connettività. Andremo in futuro sempre più in giro con il cellulare ad accendere e spegnere il nostro impianto di refrigerazione aria condizionata, sapere all'interno del nostro frigorifero cosa abbiamo, quindi sarà sempre più collegato con l'interconnettività e quindi sapremo anche quanto sta consumando il nostro impianto, sappiamo esattamente come gestirlo, eccetera, eccetera. Quindi sarà un ottimo miglioramento quello della digitalizzazione per migliorare l'efficienza e il controllo delle nostre macchine. Quindi, casale di Italia del Freddo. Abbiamo a casale 15-20 aziende del freddo. Diciamo che le grosse sono una decina, le grosse aziende del freddo di Casale Monferrato. Quindi siamo oggi qui anche per quello, perché Casale, siamo a Castello di Paleologi, abbiamo qui il sito di Casale Federico Riboldi, anche perché siamo la casale capitale del freddo. Ci sono decine di migliaia di persone impiegate, come famiglie intendo, nel senso che migliaia di persone impiegate direttamente, decine di migliaia come famiglie impiegate nel freddo a Casale. Casale un po' del freddo. Tutta Italia comunque è un polo mondiale del freddo. Poco tempo fa il 70% degli impianti di refrigerazione e condizionamento di tutta Europa veniva prodotto in Italia. Quindi l'Italia comunque è leader mondiale nella refrigerazione e condizionamento. Cioè, ovviamente ce ne danno atto tutti che siamo leader mondiale nella refrigerazione e condizionamento. Il Veneto, ovviamente, il Veneto ovviamente è molto forte sulla refrigerazione e condizionamento, e poi appunto abbiamo anche il nostro piccolo polo di Casale Monferrato che è importante per i numeri che vi ho detto prima. Anche per il futuro del settore è importante l'occupazione. Da dati delle Nazioni Unite, il 21%, l'espansione del nostro settore permetterà di avere un 21% di occupati in più da oggi al 2022. L'aria condizionata, come ho detto, aumenterà di 10 volte, 30 volte. La catena del freddo avrà un forte aumento in Africa e in Asia, cosa che vi ho già detto. L'ambiente, abbiamo visto che ci sono i cambiamenti climatici, abbiamo visto che i nostri impianti sono forti consumatori di energia, e quindi, essendo l'energia alla fine combustibili fossili, in Italia soprattutto, aumenta la CO2 consumata, emessa in atmosfera, e quindi aumenta il riscaldamento della Terra. Quindi siamo responsabili direttamente di questo problema. I maggiori emettitori, consumatori di energia, abbiamo sempre saputo, sono sempre gli stessi: America, Cina per primi, l'Europa ovviamente vuole primeggiare nel mondo. L'Europa vuole sapere il mondo, nuove legislazioni legate al clima, risparmio energetico, e noi tutti qui stiamo andando in questa direzione. Anzi, vorrei sapere la vostra opinione su questa cosa, vorrei sapere la vostra opinione se facciamo bene o meno ad andare sul risparmio energetico noi per primi in Europa. La ricerca e lo sviluppo è fondamentale sia per questo Green New Deal che stiamo creando in Europa e sia per aggredire nuovi mercati, eccetera. Quindi la mia è solo una panoramica generale del nostro settore per dare un attimo un termometro del nostro settore, in modo che poi chi mi succederà potrà darmi puntualmente su quello che è specifico dell'azienda, ovviamente, che parlerà, darà ovviamente un aspetto più specifico. Però ricordo che oggi è la giornata mondiale della refrigerazione, la prima giornata mondiale della refrigerazione. Questa giornata io con Stephen Gill, presidente di IOR, Institute of Refrigeration, 2 anni fa, ci siamo incontrati all'interno del progetto Real Alternatives, che è un progetto di formazione finanziato dalla comunità europea, e ci siamo detti: esiste una giornata mondiale su qualsiasi cosa. Perché non esiste una giornata mondiale della refrigerazione? Per dare visibilità al nostro settore. L'abbiamo creata il 26 giugno, data di nascita di Lord Kelvin, quindi da adesso per ogni anno sarà questa giornata mondiale che dovremo celebrare. Oggi siamo cosa abbiamo fatto per celebrare il nostro settore. E, per esempio, 3 giorni fa, volevo dirlo, l'ho detto prima alle signore che erano qua, era la giornata mondiale delle donne nell'ingegneria. Quindi l'importanza delle donne nell'ingegneria. Noi, chi è nel settore, sa che stiamo cercando di spingere per avere più donne nel nostro settore, che danno ovviamente un contributo sicuramente importante per il nostro settore, e quindi sicuramente è molto importante avere più donne nel nostro settore.
Quindi vi ringrazio. Questo è soltanto un'immagine di vorremmo più efficienza energetica, le energie rinnovabili, miglior ragionamento nel nostro settore. Vorremmo appunto che l'ambiente, l'energia, il comfort sono tutti aspetti che devono essere considerati per il potenziamento del punto di calore. Grazie mille, vi lascio ovviamente a un a domande da parte vostra, se mi farebbe piacere qualcuno dicesse qualcosa. Grazie mille. Qualcuno vuole dire qualcosa? Perché è importante l'associazione? Federico, hai detto che tu hai 8 anni all'anno. Ho avuto il piacere di... Ho avuto il piacere di avere oggi sindaco di Casale Monferrato per 8 anni, quindi Federico sicuramente un bagaglio su questo settore non indifferente. No. Qui siamo nella sala di tecnici, quindi c'è... Che strano, ecco come funziona. È una sala di tecnici, quindi credo non ci sia tanto da aggiungere. Noi guardiamo alle nuove frontiere della refrigerazione, con le quali abbiamo operato anche in azienda a lungo, l'Africa, i paesi più in generale del terzo e del quarto mondo. Abbiamo un'esigenza di refrigerazione in Italia, di condizionamento, di refrigerazione in generale, ma di una catena del freddo efficiente, per esempio per la conservazione delle produzioni agroalimentari in Sud Italia, dove siamo ancora molto carenti, ma abbiamo banalmente esigenze di condizionamento anche nelle regioni ricche del Nord Italia. Noi abbiamo, visto che mi interpelli da sindaco, un esempio locale, abbiamo una casa di riposo che non ha l'aria condizionata. E quindi immaginate il caldo che c'è in casa di riposo in questi giorni, sono stato in visita ieri e il dato evidente è che nel periodo del picco del caldo aumentano a dismisura i decessi degli anziani. Quindi vuol dire che c'è una correlazione molto netta tra, questo è dimostrato anche per quanto riguarda le cardiopatie per esempio, una connessione molto diretta tra i decessi e il caldo eccessivo. Quindi Marco ha fatto una panoramica corretta di come ci sia esigenza dell'industria italiana, della tecnologia italiana nel terzo e nel quarto mondo, ma da amministratore locale dico che forse ce ne accorgiamo molto poco, ma noi sia a livello di catena del freddo per la conservazione dell'agroalimentare, che è poi un po' la frontiera della nuova industria italiana, no? Sia a livello di strutture pubbliche e parapubbliche abbiamo l'esigenza di migliorare la nostra capacità, di avere prodotti a un costo accettabile, che non inquinino, che siano efficienti e che siano sostanzialmente disponibili sempre. E già oggi la dimostrazione è che purtroppo negli enti pubblici l'aria condizionata funziona. Qua in realtà c'è, non come la casa di riposo che non c'è, però non funziona. Perché è evidente che ha avuto un problema dell'ultimo momento, però non si è riusciti ad ovviare subito. Quindi facciamo bene a guardare ai posti lontani, quindi ai nuovi mercati, ma in realtà anche in casa nostra abbiamo ancora qualche lacuna. Con questa sala che non c'è la reazione. La sala tecnologica di Casale non aiuta. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Abbiamo qualche delegato argentino qua, amigos, hola. Sì. Volete aggiungere qualcosa? Qualcuno vuole dare la sua testimonianza della situazione di condizionamento perché è importante per lui? Va bene, andiamo avanti per la prossima relazione. Passiamo alla prossima relazione, direi. Chiamo quindi a parlare Barbierato della San del Vendo. Gentilmente la San del Vendo offre anche il buffet a fine seminario. Grazie. Okay.
Io sono Daniele Barbirato, Sandelman. Il tema di oggi vorrei esporre appunto la refrigerazione moderna sostenibile dall'ambiente. Volevo magari inizialmente dare un'immagine di quello che è la nostra azienda, per magari chi non conoscesse. Sandebendo fa parte del gruppo Sander Corporation, ovviamente è una multinazionale giapponese, leader nel settore della termodinamica, nel settore della climatizzatore, pompe di calore con tecnologia CO2 e nel settore della refrigerazione commerciale. La storia di Sander nasce nel 1943, oltre attualmente più di 75 anni di storia. Ha un fatturato considerato di 282 miliardi di yen, che al cambio sono circa 2 miliardi e 300 milioni di euro. Più di 13.000 dipendenti, operiamo in 23 paesi nel mondo con 54 sedi fisse. Nella mappa ci sono tutti gli stabilimenti produttivi del gruppo Sander Corporation, attivo nel distributore automatici, vetrine refrigerate, macchine da caffè, prodotte anche direttamente da San Domenico. Nel settore automobilistico siamo tra i principali costruttori mondiali di compressori per aria condizionata ad auto, insieme anche sistemi completi di climatizzazione, sempre nel settore automobile. Nel settore invece residenziale, molto attivi nel settore pompe di calore e tecnologia CO2 per la climatizzazione e per, diciamo, sistemi di aria condizionata residenziale tradizionali. I nostri prodotti che noi produciamo qua in Sant'Amendo, alle porte di Casale, questa è giusto una piccola rappresentazione della gamma di prodotti che noi facciamo. Praticamente distributori automatici refrigerati per prodotti alimentari, snack, bibite, lattine, bottiglie, distributori da gelato, per anche farmacie, per prodotti da banco, tutto quello che si può praticamente installare e vendere direttamente al pubblico di prodotti confezionati. Passiamo a quello che riguarda la nostra idea e opinione sulla refrigerazione, che ovviamente è diventata una parte fondamentale della vita di tutti i giorni, perché tutti vorremmo avere un clima ideale nella nostra casa, cioè più confortevole, e specialmente, come diceva anche Silvio Riboldi, per gli anziani è un fattore molto importante, perché sono i più vulnerabili, diciamo, agli effetti del calore sulla salute. Garantiamo i nostri prodotti all'interno dei frigoriferi in modo sicuro e specialmente anche nel settore farmaceutico, cioè la conservazione di prodotti e vaccini senza la refrigerazione non ci potrebbe essere. E come detto anche prima, la domanda di refrigerazione sarà sempre più crescente, cioè verrà sempre più richiesta in tutti i settori della refrigerazione. Anche perché, oggi abbiamo anche la conferma, il clima sta sempre più aumentando, quindi tutti vorremmo avere un benessere, uno stile di vita migliore, quindi la domanda sarà sempre più crescente. Diciamo che nell'ambito della refrigerazione fondamentali da tenere in considerazione sono due: sia il consumo energetico, come abbiamo visto dallo slide prima, a livello mondiale è una grande fetta, diciamo, del mercato, di quello che occupa la refrigerazione, e quindi praticamente andare verso un acquisto, una scelta, diciamo, consapevole di prodotti a basso consumo energetico è una cosa fondamentale. Nella refrigerazione domestica, l'elettrodomestico, già da anni c'è l'etichetta energetica che indica a tutti qual è la classe energetica e anche il consumo energetico, quindi è facilmente distinguibile un prodotto più, diciamo, ecologico di altri rispetto sempre nella stesso genere di categoria. Quello che riguarda invece l'effetto serra, che è dovuto appunto all'aumento del consumo energetico, praticamente Ogni apparecchio elettrico, non solo un sistema refrigerante, che consuma elettricità, indirettamente produce CO2 emessa nell'ambiente. E la CO2 è la principale causa del surriscaldamento del pianeta, cioè il cosiddetto effetto serra. Tutti penso che sappiamo già con queste immagini che l'effetto serra è praticamente come una sfera di vetro che praticamente fa in modo che le radiazioni non vengano
fatta uscire dall'atmosfera e quindi sia un continuo riscaldamento, diciamo, dell'atmosfera. Discorso diverso per i gas refrigeranti, perché praticamente a livello di tutti i giorni persone comuni non possono conoscere tutti i sistemi dei gas refrigeranti che ci sono in commercio nelle varie applicazioni, e quindi penso che sia importante conoscere che i gas refrigeranti, anche se in minore quantità di altre sostanze emesse come la CO2, hanno un ruolo molto fondamentale, perché possono avere un effetto serra, diciamo, migliaia di volte superiore a quello della CO2. E un indicatore dell'effetto serra dei gas refrigeranti è GWP, cioè potenziale di riscaldamento del pianeta. Praticamente in questa tabella è elencato solo una piccola parte dei gas refrigeranti attualmente utilizzati, e si può vedere che appunto il GWP, cioè il valore che indica quanto contribuisce questo gas, questa sostanza, al suo riscaldamento, per alcuni gas sono un valore di migliaia di punti rispetto alla CO2, che ha un valore di 1. Quindi un esempio banale ma molto significativo è tipo il gas R404 che si usa nella gran parte della refrigerazione commerciale. Se venisse messo nell'atmosfera, cioè nell'ambiente, un chilogrammo di gas corrisponderebbe all'emissione di un'automobile di CO2 di un'automobile pari a 20.000 km. Quindi penso che sia abbastanza significativo l'importanza di limitare le emissioni di questi gas nell'atmosfera attraverso molte azioni. E tanto per dire, i frigoriferi non è che mettono gas o disperdono gas nell'ambiente. Però purtroppo niente è perfetto, nessuna tecnologia è totalmente perfetta del 100%. In questa tabella, dati ufficiali dell'ISPRA, l'Istituto per la Protezione Ambientale, vengono indicati le perdite annue di gas refrigeranti ufficialmente registrati. Questi sono dati molto limitanti, perché solo le applicazioni in cui gli operatori vanno a stilare un rapporto di gas refrigerante recuperato e ricaricato in un impianto che magari non era perfettamente funzionante. I dati del settore commerciale, cioè come codice Ateco, si riferisce al settore commerciale con partita IVA. Il codice non Ateco è principalmente il settore domestico privato. La quantità di chilogrammi dispersa praticamente la quantità di refrigerante che viene dispersa tramite perdite dal circuito è notevole. Possiamo quantificare l'entità del danno che ha l'effetto della refrigerazione alle perdite di gas refrigerante. Inconsapevolmente noi abbiamo tutti i parenti, quindi siamo soggetti anche a questi problemi. Noi stiamo vedendo la nostra proposta, e, diciamo, per una refrigerazione sostenibile, sono i prodotti che attualmente abbiamo in commercio, produciamo regolarmente e che utilizzano come gas refrigerante la CO2 e la R290, che è un idrocarburo. Praticamente la CO2 ha un GWP 1 rispetto agli altri refrigeranti con migliaia di punti superiore, e la R290 3,3. Dai dati in nostro possesso, noi siamo l'unica azienda al mondo nel nostro settore a proporre e produrre impianti refrigerati con questa tecnologia, sia CO2 che con R290, e pensiamo appunto di dare il nostro contributo a chiunque voglia andare adesso a questo nuovo delle tecnologie e essere, diciamo, a dare un proprio contributo all'ambiente. E come si diceva prima, nel settore della ricondizionata, che sarà sempre più richiesto nel mondo, il caso tipico è il condizionatore scarso di gas, raffredda poco e rende poco, quindi possibile perdita del refrigerante. Quello che vorrei far notare a tutti è che purtroppo è una tecnologia che è sempre più in espansione e in sviluppo e non si può conoscere tutti, quindi
fai da te, anche se in momenti di crisi è l'unico modo per risparmiare, è la cosa più sbagliata che ci sia. Innanzitutto anche perché non si conoscono tutte le tipologie di gas refrigeranti, e come anche fidarsi l'amico che magari ha lavorato qualche anno nel settore della refrigerazione e sa come fare, è giusto per far risparmiare soldi, ci fidiamo noi, però se non è tecnicamente formato e costantemente informato non può sapere, sicuramente. Sicuramente non ha la competenza e neanche l'attrezzatura per lavorare con tutte le tipologie di gas refrigeranti. E ultimamente, ma non solo ultimamente, già da parecchi anni, ci sono dei gas refrigeranti che possono anche essere infiammabili in certe condizioni. Quindi se una persona non è informata, preparata, non sa maneggiare questi gas. Non è per difendere nessuna categoria, perché non è nel nostro interesse aziendale, diciamo, però è un dato di fatto quello. Quello che possiamo fare è affidarsi a persone preparate, formate e costantemente aggiornate sulle tecnologie e sul gas refrigerante. L'unica persona, una delle uniche poche persone abilitate a maneggiare i gas refrigeranti sono persone che hanno il patentino, il cosiddetto patentino frigorista, è costantemente aggiornato, ha l'attrezzatura giusta per lavorare con ogni tipo di gas refrigerante, sa come maneggiarlo e principalmente sa benissimo le operazioni corrette da fare. Perché una battuta che mi piacerebbe dire è che ricaricare un condizionatore con il gas refrigerante non è come andare da salumiere e chiedere 2 etti di prosciutto e ne riceviamo magari anche 2,50 etti, cioè se non si mette la giusta nel condizionatore non si ha l'efficienza e il consumo elettrico corretto. Sì, anche se sembra strano, però mettere più gas pensando che faccia più freddo è esattamente il contrario. Quindi diminuisce il rendimento e aumenta il consumo elettrico. Quindi non penso che ognuno di noi voglia spendere di più per dare di meno. Quindi affidarsi alle persone giuste è l'unico modo per essere sicuri. Quello che possiamo fare tutti noi insieme è considerare, per le nostre possibilità ovviamente, acquistare apparecchi con il più basso consumo energetico della categoria, compatibilmente con le nostre capacità, alla qualità. Informarsi se utilizzano gas di ultima generazione e compatibili con l'ambiente, perché alcuni gas refrigeranti per normativa europea verranno dismessi a pochissimo tempo, breve tempo. Un apparecchio nuovo che utilizza un vecchio gas refrigerante sarà obsoleto, ma anche per la riparazione, e sarà molto più costoso anche effettuare delle riparazioni, perché sarà una cosa obsoleta, come andare a comprare un'automobile Euro 2. Beh, è una cosa che nessuno fa, però per la refrigerazione senza informazione la persona comune non può saperlo. Quindi, in quanto è possibile, ci si deve informare appunto per i nuovi acquisti da oggi al futuro. L'apparecchio rotto magari non tutti lo sanno, ma non dobbiamo preoccuparci di smaltirlo, caricare in macchina il frigorifero, fare una scarica, con la possibilità di danneggiare il circuito refrigerante, che sarebbe, come abbiamo visto i dati, molto pericoloso. È una legge che obbliga il rivenditore a ritirare gratuitamente il vecchio apparecchio. È un obbligo di legge, ma gratuitamente, acquistandolo il cosiddetto uno contro uno. Praticamente il prezzo di questo servizio non si sa, ma lo paghiamo sull'apparecchio nuovo. Che noi abbiamo l'apparecchio dietro o no, noi paghiamo già il prezzo del ritiro. Quindi penso che è più semplice di così ed è l'unico modo per garantire un corretto smaltimento e recupero del gas refrigerante nel nostro apparecchio rotto. L'importante è che non sia manomesso e danneggiato nella parte, diciamo, del circuito refrigerante, perché sennò si può rifiutare a ritirarlo. L'immagine è abbastanza eloquente. Anche la giornata di oggi rende idea di quello che potrebbe essere il futuro, e se noi non dessimo un contributo insieme, tra qualche anno potremmo avere anche noi delle città come queste. È una realtà perché si vede tutti i giorni, e considerato che si vendono 10 nuove condizionatori dell'aria al secondo nel mondo, tra un po' potremmo anche noi avere una situazione così. Se
se tutti insieme, nelle nostre possibilità, contribuiamo a avere una terra più sana, pulita e sicura, facendo delle azioni che i prossimi acquisti, consapevoli di quelli che sono i problemi, sicuramente saremmo, non, perlomeno, non peggioreremo la situazione rispetto all'attuale. Spero di non avervi annoiato. Grazie per l'attenzione. Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesco Mastrapasqua, lavoro per un'azienda che si chiama EPTA, che adesso vi presenterò brevemente. Diciamo, rispetto al collega che mi ha preceduto, abbiamo, vedrete, sorpresi probabilmente, una certa identità di vedute, perché l'industria in qualche modo ha semi e ha opportunità di essere informata e allineata su quelli che sono i temi, soprattutto i temi che hanno a che fare con diciamo, la protezione dell'ambiente, insomma, la protezione del pianeta. Due parole su che cosa fa la mia azienda EPTA. Siamo leader al mondo in questa categoria di prodotti. Voi quando andate al supermercato prelevate prodotti che sono a volte refrigerati, altri sono cosiddetti ripiani secchi. Quelli refrigerati sono prodotti che vengono mantenuti a temperature che garantiscono, diciamo, la durata, la conservazione del prodotto. È importante perché viene garantita la durata del prodotto, cioè la possibilità di consumare il prodotto entro la data prescritta nella confezione, purché naturalmente il prodotto sia mantenuto in maniera corretta. Questo vuol dire che quello che noi facciamo è in difesa di una problematica a livello globale molto importante, che è la lotta agli sprechi. Cioè, una corretta catena del freddo alimentare garantisce che ci siano nel mondo meno sprechi. Che cos'è la catena alimentare? Da quando i prodotti vengono presi dagli alberi, pescati in mare, se sono pesci, oppure strati di carne, vengono confezionati, da quel momento in poi devono essere conservati alla corretta temperatura, fino a quando voi li portate in tavola per mangiarli. Quindi stiamo parlando di trasporto refrigerato, di conservazione in grandi magazzini refrigerati, celle frigorifere, centri di distribuzione e quant'altro, fino ad arrivare attraverso il camion al punto vendita, al supermercato, per essere poi da voi acquistato e mantenuto anche successivamente a casa vostra nei frigoriferi a temperatura controllata. Quindi quello che noi facciamo, se lo facciamo bene, contribuisce a ridurre gli sprechi nel mondo, che è un problema abbastanza sentito, anche perché un terzo degli alimenti nel mondo viene buttato via perché non correttamente conservato. Questi sono i prodotti che facciamo. Nei supermercati trovate banchi verticali aperti o chiusi con porte, surgelatori, congelatori. Se poi andate magari negli ambienti che non sono direttamente accessibili al pubblico, ma troverete le celle refrigerate, il tutto raffreddato attraverso delle macchine frigorifere che utilizzano refrigerante, sono cicli frigoriferi simili a quelli del condizionamento, e utilizzano energia, d'accordo? Quindi stiamo un po' utilizzando le stesse risorse tutti quanti per fare freddo. La nostra azienda è stata creata tantissimi anni fa e ha, diciamo, tra i valori principali che sono stati in qualche modo introdotti e sempre mantenuti e poi tramandati di generazione in generazione, c'è appunto il rispetto dell'ambiente. La nostra azienda è un'azienda completamente italiana, privata, e è stata, diciamo, creata, fondata da Luigi Nocivelli, che appunto tra i valori fondamentali che ci ha trasmesso è l'assoluto rispetto dell'ambiente. Due numeri sull'azienda: circa 200.000 unità all'anno, unità sono banchi frigoriferi e prodotti simili per la vendita, appunto, al dettaglio di prodotti alimentari. Abbiamo 40 filiali, 12 stabilimenti nel mondo, siamo praticamente la più grande azienda al mondo a fare questo genere di prodotti. Ci occupiamo di tutto, dalla progettazione alla produzione, l'azione, nonché ovviamente il servizio post vendita e, diciamo, una cosa anche molto importante è anche, diciamo, il servizio a livello di controllo remoto e ottimizzazione remota per quanto riguarda i consumi.
quindi ci occupiamo del prodotto non solo da quando noi lo forniamo e viene installato, però diciamo lo seguiamo anche per tutta la vita naturale dei nostri prodotti. Allora, in che modo noi contribuiamo, diciamo, poniamo molta attenzione agli aspetti della ecosostenibilità del nostro business? Essenzialmente in due modi. Come detto, le nostre macchine, le nostre attrezzature utilizzano dei refrigeranti. I refrigeranti non sono tutti uguali. Come abbiamo ormai imparato a conoscere, ci sono i vecchi refrigeranti che via via sono stati sostituiti da nuovi refrigeranti più virtuosi. Che cosa vuol dire più virtuosi? Vuol dire che sostanzialmente hanno un impatto sempre più ridotto, cioè man mano che il progresso della nostra tecnologia avanza, utilizziamo refrigeranti che hanno un impatto serra, cioè un impatto di effetto serra, sempre via via inferiore. Quindi c'è una gara ad ammodernare le nostre tecnologie in maniera che facciano uso, uno dei, diciamo, delle direzioni di progresso e innovazione, facciano uso di refrigeranti che impattano sempre meno sul clima del pianeta. In questo, diciamo, l'Europa è a livello di normativo, di regolamentazione e di politiche, di strategie, è in assoluto anche il continente più avanzato, nel senso che rispetto agli Stati Uniti e all'Asia c'è un'attenzione decisamente maggiore, tecnologie molto più moderne per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente, e di questo credo dobbiamo essere tutti quanti molto orgogliosi. Ci sono che regolano l'utilizzo dei refrigeranti. Quelli più, è difficile parlare, quelli diciamo di impatto maggiore sono stati e saranno nel corso degli anni sempre maggiormente, diciamo, banditi dalla nostra industria. In altre parole, i vecchi refrigeranti molto inquinanti non si possono più utilizzare, si possono utilizzare solo refrigeranti di nuova generazione. C'è una corsa a ridurre l'impatto di questi refrigeranti di gas CO2 da un punto di vista di riscaldamento globale. Quindi si sono fatti enormi passi avanti e oggi sempre di più, grazie ovviamente alle politiche di protezione dell'ambiente, andiamo a utilizzare gas che abbiano impatti quasi nulli sull'ambiente. In particolare, per quanto riguarda la CO2, di cui noi siamo stati nel nostro settore, gli impianti di refrigerazione commerciale, dei pionieri, sono stati in qualche modo lanciati alla fine degli anni 90, nel corso degli ultimi 20 anni sono arrivati a costare praticamente come i vecchi impianti da un punto di vista di acquisto. Però ovviamente inizialmente, quando si parlava di pochi prototipi a CO2, il costo era magari 20 volte superiore rispetto a un impianto di vecchia generazione. Oggi, man mano che la proliferazione di impianti virtuosi va avanti, i costi di produzione scendono e siamo arrivati ad un punto in cui sono economici tanto quanto quelli che consumano molto di più e che sono molto più inquinanti. Quindi dal lato della scelta dei refrigeranti stiamo progredendo molto bene, dal lato dei consumi noi abbiamo a che fare tutti i giorni con obiettivi europei molto stringenti. Avrete sentito sicuramente parlare di obiettivi europei che riguardano il punto di arrivo 2020-2030, ma vanno anche un po' più in là. E questi obiettivi europei di riduzione dei consumi, di efficienza, di utilizzo di energie rinnovabili e quant'altro, calati nella nostra realtà, diventano leggi per il nostro prodotto e per il nostro business, diciamo, diventano leggi e quindi obblighi sostanzialmente. Noi ci confrontiamo con due tipi di leggi e regolamenti che disciplinano il consumo dei nostri impianti. Sono l'eco design e l'energy labeling. Vi spiego brevemente che cos'è. C'è un regolamento che si chiama eco design, che impone sostanzialmente che la progettazione dei nostri impianti sia fatta con regole che portano ad impianti sempre più efficienti, a una riduzione continua nel tempo nel consumo degli impianti, al punto che gli impianti che consumano troppo non possono nemmeno più essere immessi sul mercato. Quindi noi abbiamo via via negli anni futuri, ed è un processo che è già cominciato da qualche anno ormai, abbiamo la selezione per legge
dei prodotti che noi possiamo vendere sul mercato che devono rispettare dei requisiti e dei limiti di consumo ben precisi fissati per legge. Questo è l'eco design. Non posso più vendere impianti che consumino più di un tot. Energy labeling invece è un secondo regolamento gemello europeo che impone che tutti i nostri prodotti siano etichettati e sia dichiarato espressamente, oltre alle performance del prodotto, cioè del banco frigorifero, troverete a partire per esempio dal marzo del 2021, troverete in tutti i banchi frigoriferi un'etichetta simile a quella delle lavatrici, dei condizionatori e quant'altro, che dice qual è il consumo reale, effettivo del prodotto, del banco frigorifero. E una classe specifica di classe A, classe B, fino alla classe G. Questo permetterà al consumatore, all'installatore o a chi fa l'acquisto del bene di rendersi conto immediatamente quali sono i prodotti migliori e peggiori. Questo avrà immediatamente un riflesso sul mercato, cioè una spinta verso del mercato stesso, del settore, verso prodotti che avranno sempre più caratteristiche di efficienza. Tenderemo sempre di più anche nei banchi frigoriferi a vedere banchi in classe A e B e vedere scomparire quelli in classe D e F e G. Questi sono processi che portano alla riduzione dei consumi, che sono ovviamente estremamente importanti da un punto di vista di conservazione del pianeta. Ecco, io vi ho parlato un attimino di che cos'è diciamo la nostra filosofia per quanto riguarda gli impianti, che facciamo gli impianti a CO2 perché appunto è il refrigerante che consideriamo migliore per gli impianti frigoriferi del supermerccato. Abbiamo ovviamente sviluppato una gamma completa di prodotti industrializzati che ormai produciamo su larga scala. Noi produciamo circa 1000 centrali frigorifere, quindi centrale frigorifera per 1000 supermercati diversi all'anno, più o meno, a CO2, e siamo in questa tecnologia, diciamo in questo senso, molto molto avanzati. Abbiamo addirittura sviluppato una tecnologia brevettata che permette l'impiego della CO2, adesso non voglio tediarvi con dei dettagli tecnici di poco conto, però la CO2 è stata per tanti anni appannaggio esclusivo dei paesi freddi, perché quando portata a lavorare nei paesi caldi performava malissimo, cioè non era possibile trovare una soluzione che permettesse di consumare ragionevolmente nei climi quali quello italiano, che d'estate sappiamo è molto caldo, oppure nell'area mediterranea. Però abbiamo anche visto che il regolamento F-Gas favorisce diciamo, l'impiego della CO2 in questo settore, quindi per tanti anni è stato diciamo, così un'attività estremamente febbrile quella di trovare soluzioni per permettere l'applicazione della CO2 nei climi caldi. Noi l'abbiamo trovato, la nostra ricetta, l'abbiamo inventata e brevettata, si chiama FTE, Full Transcritical Efficiency, e cioè significa una tecnologia che particolarmente permette una riduzione estrema, dei consumi pur utilizzando il refrigerante più naturale che c'è in qualsiasi clima al mondo, quindi compresa l'area mediterranea, ma i colleghi argentini ne hanno diversi installati in Sud America, in Centro America e quant'altro, ormai li abbiamo diffusi in tutto il mondo. In questo senso diciamo siamo anche stati particolarmente innovativi e cerchiamo di portare il rispetto dell'ambiente ad essere un tema mondiale, non soltanto europeo. Siamo stati addirittura premiati per questo prodotto dall'Europa, che ci ha finanziato una parte dello sviluppo e la diffusione, cioè la spinta a livello marketing e commerciale di questa tecnologia nel mondo. Abbiamo avuto un finanziamento importante di diversi milioni di euro proprio perché questa tecnologia è stata riconosciuta dalla Commissione europea come particolarmente virtuosa nel senso dell'utilizzo del refrigerante e del bassissimo consumo elettrico che questa consente. Le nostre fabbriche sono anch'esse ecosostenibili, significa che non solo produciamo prodotti che non fanno male all'ambiente, ma li produciamo in modo che non facciano male all'ambiente. Emissioni controllate, estrema cura nel dettaglio, riduzione degli sprechi, riduzione dei consumi a livello di produzione industriale sono cardine in questo senso, cioè l'elettricità si consuma non solo utilizzando i prodotti ma anche facendoli. In questo senso siamo diciamo una delle fabbriche considerata fabbrica del futuro, cioè completamente automatizzata,
gestita da sistemi intelligenti, computer, mainframe e sistemi informatici che sono in grado di pilotare i robot che abbiamo nelle varie linee di produzione e di adattarsi anche in tempo reale a situazioni che cambiano. Quindi una fabbrica estremamente avanzata in questo senso. Abbiamo a sostegno, diciamo, del nostro impegno ambientale una serie di certificazioni che hanno a che fare ovviamente con la qualità, dei prodotti, dei processi, gli impatti ambientali. Abbiamo 24.000, 18.000, sono tutte quante certificazioni della metodologie di processo industriale e diciamo anche una certificazione per quanto riguarda il prodotto Eurovent, è una certificazione di ente terzo che garantisce, diciamo, la assoluta trasparenza dei dati di consumo elettrico che noi pubblichiamo. Il tutto, il nostro modo di lavorare, di produrre, di commercializzare i nostri prodotti e di seguire, diciamo, e accompagnare i nostri clienti è certificato da un Corporate Social Responsibility Report, cioè è un documento ufficiale certificato da TÜV che in sostanza diciamo esplicita tutto quello che è il nostro approccio al business della refrigerazione commerciale, sia da un punto di vista di impegno, di qualità dei prodotti, di qualità di approccio al mercato e di servizio al cliente. Io con questo avrei finito, se avete delle domande, volentieri sono a vostra disposizione. È un settore un po' particolare, magari le domande che vengano. Le domande per la EFTA, come sapete EFTA è in tutto il mondo, anche a Casale del Ferrato c'è cioè la qui EFTA, e una domanda io magari, sono sempre chiesto, diciamo, il vostro, ovviamente il vostro fatturato, ormai è per la maggior parte all'estero immagino, quanto è la parte italiana? E quali sono i contenti che vanno più stanno dando soddisfazione? Diciamo che in questo momento siamo principalmente in Europa, con un 70% del fatturato complessivo in Europa, sebbene siamo presenti anche in Asia, ovunque nel mondo, però diciamo un 65% in Europa. E direi sempre fatto 100 il fatturato complessivo dell'azienda, siamo attorno al 10-12% in Italia, quindi esportiamo in maniera uniforme anche in tutta Europa. E Stati Uniti? Stati Uniti abbiamo acquisito, diciamo, una delle prime aziende negli Stati Uniti a produrre banchi frigoriferi e impianti di refrigerazione CO2 naturalmente, si chiama Kaiser Warren e questa acquisizione è abbastanza recente, si tratta di un'azienda una delle due aziende più importanti degli Stati Uniti a fare questo genere di prodotti e quindi abbiamo completato, diciamo, la presenza mondiale. In questo momento siamo capitalmente presenti. E questo è anche, se vogliamo, un orgoglio, perché comunque l'azienda è italiana, la proprietà è italiana ed è tutto familiare, non abbiamo nessun tipo di non siamo un'azienda quotata in borsa e non abbiamo partner stranieri, ma unicamente la famiglia Nocivelli che detiene l'intero gruppo. Fatturiamo quasi, diciamo, attorno a un po' più di un miliardo di euro come azienda e questo rappresenta più del 20%, diciamo, del volume del settore, quindi un orgoglio italiano, sì, diciamo, molto orgogliosi anche noi di essere italiani. Come detto, siamo in Lombardia, abbiamo sedi in Lombardia, ovviamente Casale Monferrato abbiamo detto, abbiamo fabbriche in Veneto, quindi poli della refrigerazione, confermo, sono quelli che prima, più una serie di fabbriche all'estero. Bene, grazie, un applauso per Francesco. Sono notato un attimo che ci ha fatto un'intervista appunto Caterpillar, Radio 2, ci chiude intervista in diretta, eravamo quindi in diretta su Radio 2, hanno chiesto appunto dell'evento,
l'unico evento italiano a Piazza Monferrato, appunto solo per la World Federation Day. Invece, come ho detto, stamattina a Padova c'era un evento invece dedicato ai refrigeranti in generale, in cui ovviamente abbiamo legato anche la World Federation Day, cioè che c'eravamo ovviamente, ci mancherebbe altro. Tutti gli eventi di oggi possono essere considerati eventi che danno appunto una spinta al nostro settore. E mi hanno chiesto ovviamente quello che vi ho detto, da dove nasce il World Federation Day, legato alla refrigerazione, quanti sono i paesi che hanno aderito a questa giornata delle Nazioni Unite, quindi è listata tra le giornate mondiali delle Nazioni Unite. Appunto di quelle che sono delle Nazioni Unite, e ho spiegato quello che è stato detto poco fa, che è un orgoglio italiano la situazione di posizionamento, visto che la maggior parte dei prodotti europei della situazione di posizionamento sono prodotti in Italia, quindi è un orgoglio italiano Monferrato, e più perché siamo qua a casa di Monferrato, che è la nostra ovviamente. Ok, direi che lascio la parola quindi a Valentina. Buonasera, Ercole, grazie di essere qua. E le donne della federazione, quindi è importante, grazie di essere qui. Una donna nella parte della federazione oggi. Ti do il microfono. Prenda meglio, solo sta di qua, penso. Con le frecce magari, ma col nostro. Ok, se volete taggare le vostre foto che fate WRFD19 in tutto il mondo, poi ritwitteranno, condivideranno, perché è appunto un'iniziativa mondiale con la Federation Day. Quindi l'hashtag è hashtag WRFD19. Grazie Valentina. Buonasera a tutti, io sono Valentina Bonera di Ercom SRL, mi occupo di ricerca e sviluppo. Ercom è un'azienda chimica principalmente, quindi è un'azienda che si occupa, diciamo, il core business è additivi per impianti di condizionamento e refrigerazione, però diciamo facciamo anche altro, quindi ad esempio detergenza, protettivi per le unità esterne e per le unità interne. Oggi vorrei parlarvi, trasmettervi delle linee guida per mantenere a lungo l'efficienza degli impianti di condizionamento e refrigerazione, e inizierei dal titolo che ho scelto: è ora di cambiare aria. Io ho scelto questo titolo perché secondo me rende proprio l'idea del messaggio che voglio far passare a voi e anche a tutte le persone che ci stanno seguendo. Quindi a tutte le persone che fanno uso di aria condizionata, e diciamo che vorrei far capire il perché, diciamo, cosa c'è dietro un impianto di aria condizionata, perché lo si usa, quali possono essere le problematiche, come prevenirle e come curarle. Inizierei col farvi, purtroppo devo entrare un po' nelle slide, farvi delle domande per farvi riflettere. La prima domanda è questa: l'aria prodotta dal tuo climatizzatore è veramente pulita? Quindi quando voi arrivate a casa, no? Dopo una giornata, come ad esempio la ragazza, no? Vi sedete sul divano, volete, la prima cosa che fate è accendere il climatizzatore. Pensate effettivamente a quello che state respirando, quindi l'aria per voi è effettivamente pulita, quella del vostro condizionatore? Ci sono persone che purtroppo lo pensano e agiscono preventivamente, ci sono persone che invece non lo fanno, diciamo ci pensano ma non se ne preoccupano assolutamente. Altra domanda fondamentale: quando avete fatto l'ultima manutenzione del vostro climatizzatore? Infatti questa è fondamentale, diciamo molte persone non pensano a quello che pensano anche all'esterno della propria casa, il condensatore, anche quello diciamo viene attaccato dall'atmosfera in cui viviamo. Terza domanda: quali sono le minacce per il vostro climatizzatore?
Quindi, come ho detto poco fa, possiamo avere minacce interne alle proprie abitazioni oppure minacce esterne. Quindi, andando più nel dettaglio, se guardiamo e pensiamo alle minacce interne alle proprie abitazioni, pensate a tutto quello che fate voi in casa, no? Umidità, queste cose vanno a creare un altro tipo di corrosione. Ambiente rurale di solito è quello che si salva un attimo, però anche in questo caso abbiamo corrosione, anche se la velocità magari è leggermente più bassa. Entriamo più nel dettaglio. Allora, io ho voluto dividere le minacce per il climatizzatore in tre gruppi. Il primo gruppo che parla di problemi che ci possono essere all'interno dell'umidificante, quindi magari chi non ne sa tanto, all'interno di una pressione più alta e di conseguenza anche una temperatura più elevata. Passerà nel condensatore, come dice la parola condensa, il fluido refrigerante, quindi passa dallo stato gassoso allo stato liquido. È una reazione esotermica, quindi perde calore, cede calore all'ambiente. Dopodiché passerà nel filtro disidratatore, quindi tutta l'umidità viene assorbita. Arriviamo magari a formazioni di umidità. Altro problema che ci può essere all'interno dell'impianto è l'umidità. Infatti l'umidità può avere, diciamo, origini, ma ad esempio l'olio è altamente igroscopico, assorbe umidità, oppure direttamente dalla fabbricazione degli impianti, quindi dalla brasatura, dall'utilizzo di solventi e quant'altro. Quindi, come si vede, quindi se ho la presenza di umidità, questo è un problema. È un problema perché porta al terzo. Come il laboratorio di RCOM si è orientato principalmente sul cercare di riparare, di creare quattro additivi per ripristinare alla massima efficienza un impianto magari ormai invecchiato. Quindi abbiamo sviluppato queste quattro siringhe, ognuna delle quali va a, diciamo, curare un determinato problema. Quindi ad esempio noa acid ultra, che va ad eliminare l'acidità, super dry ultra elimina la corrente e nient'altro. Quindi sono assolutamente additivi sicuri. Super dry ultra invece va a eliminare il problema dell'umidità. Quindi possono essere anche utilizzati come prevenzione, quindi possono essere anche messi prima del problema. Ad esempio il Super Dry Ultra può essere inserito di modo che non è polimerico assolutamente, quindi non va a reagire né con l'ossigeno né con l'umidità. Anzi, ormai è stato inserito in più di 1 milione di impianti in 10 anni, con un risultato anche del 97%, quindi molto positivo. E cosa accade? Accade che in sostanza non va a reagire chimicamente, ma le particelle pesanti di questo additivo vanno a inserirsi proprio meccanicamente nelle falle e quindi va a sigillarle completamente. Quindi questi additivi hanno una serie di vantaggi: aumentano l'efficacia del lubrificante del compressore. È stato visto anche, notato, che diminuiscono le vibrazioni e il rumore del compressore, mantengono inalterata la stabilità chimica del lubrificante del compressore, sono compatibili con tutti i lubrificanti e tutti i refrigeranti, compresa la CO2, e mantengono inalterata, diciamo, la stabilità chimica, sia dei gas che degli oli. Quindi migliorano la performance del compressore e delle sue componenti. Ad esempio, anche le tubazioni a rame che sono esposte nell'unità esterna sono soggette a corrosione, non ci si pensa, ma anche questo è un problema, poi si ricade di nuovo al problema delle microfalle, eccetera. Quindi RCOM ha sviluppato apposta un trattamento anticorrosivo e protettivo che si chiama Noegi Gel, è un gel che viene spennellato sulla tubazione in rame e questo lo protegge anche più in profondità nell'evaporatore, quindi di modo da distribuire meglio il prodotto. Quindi questa schiuma va proprio a inglobare tutti i batteri, elimina i cattivi odori, lascia un buon profumo di pulito. Di solito questo viene abbinato
a questa bomboletta che è l'interior purifier di diverse fragranze e è una bomboletta che viene utilizzata in questo modo, quindi si chiude la stanza, si pone la bomboletta al centro della stanza, la si fa erogare tramite l'apposita valvola, questa eroga il prodotto nell'ambiente circa 10 minuti, ci impiega, fino a completo svuotamento. E cosa fa? Va praticamente a igienizzare e a purificare tutto l'ambiente, quindi le molecole del prodotto vanno a inglobare tutti i contaminanti presenti anche nell'evaporatore. Dopodiché si arieggia la stanza per altri 10 minuti e quindi l'ambiente è purificato. Quindi slide per dire che i vantaggi quindi di una corretta manutenzione quali sono? Qua diciamo ce ne sono scritti alcuni, quindi migliorare la qualità dell'aria, nessuna dispersione di gas refrigerante, minore emissione di CO2, minor consumo di energia elettrica e minor costi di gestione, perché quindi se andiamo a fare una corretta manutenzione dell'impianto e quindi in prolungamento della vita dell'impianto. Sì, assolutamente sì. Sì, beh, intanto ringrazio per l'invito e volevo, il sindaco Riboldi ha citato il progetto Green Gas, volevo solo io ricordare che questa è un'importante iniziativa nella quale noi siamo coinvolti insieme a Sant'Elvento, a Colcar che sono presenti, Egen, si sta rivelando un'ottima opportunità di partnership industria università. Noi abbiamo collaborato con il territorio casalese da ormai direi 10 anni e più, fin dai tempi del PTA del fine anni 90, fine anni 2000, no, cos'era? Fine anni 2000, non esageriamo, 2008-2009. Sicuramente per il territorio piemontese è una realtà importante, e i motivi per cui l'associazione è importante sono stati ampiamente discussi. Noi come università cerchiamo di fare la nostra parte e quindi fra l'altro da questi progetti nascono poi anche altre idee di, per collaborazioni, per coinvolgimento di giovani ricercatori, di tesisti eccetera. Va bene, io non voglio rubare altro tempo, era solo così un'occasione di saluto. Di questo intervento appunto sul progetto di Casale Freddo. Adesso abbiamo Monti Alframec. Grazie mille anche di essere qua. Grazie a voi per l'opportunità. Buonasera a tutti, Maurizio Vada, direttore commerciale di Mondi Alframec. Innanzitutto devo dire che presentare dopo Vendo e Etta contenuti molto simili a quelli delle presentazioni dei colleghi, da una parte mi preoccupa perché rischio di rendere noiosissima la mia presentazione, dall'altra mi rincuora perché essere allineati su temi così sensibili per l'ambiente è decisamente un bene, che lo facciano anche i competitor è decisamente un bene. Welcome to the Treasure Island, questo è il nostro motto, benvenuti nell'isola di ghiaccio del tesoro, un gioco di parole che richiama il famoso libro di Stevenson, l'isola del tesoro, ma che per noi diventa l'isola di ghiaccio del tesoro, oppure l'Islanda che in inglese si dice nello stesso modo. Islanda, teatro di aurore boreali meravigliose dove il cielo si tinge di blu e di verde con paesaggi mozzafiato, blu e verdi presenti nei nostri colori dei due marchi, Mondial e Framec, marchi storici presenti sul mercato da più di 60 anni e che hanno appunto nel loro logo il blu e il verde. Come diceva il presidente Buoni, essere qua oggi a celebrare il World Refrigeration Day, the coolest day of the year, nel giorno più caldo dell'anno,
rende questa celebrazione particolare e ci deve far riflettere, perché questo è l'inizio comunque, o comunque il continuamento di un progredire dell'innalzamento delle temperature. Non sono di certo fra quelli che negano il riscaldamento globale. E noi, come professionisti della refrigerazione, dobbiamo assumerci, secondo me, onori e oneri. Onori perché comunque grazie alla nostra attività raffreschiamo cibi, bevande, edifici, veicoli. Oggi sarebbe molto più piacevole con l'aria condizionata questa sala, certamente. Oneri, però, perché come abbiamo visto anche nelle presentazioni precedenti, siamo degli attori principali per il riscaldamento globale. Possiamo fare molto, oppure non possiamo farlo, la scelta è nelle nostre mani. A me questa ragazzina sta molto simpatica, penso che la conosciate tutti, Greta Thunberg, l'attivista svedese di 16 anni che sta combattendo la sua battaglia, che dovrebbe essere la battaglia di tutti, contro il riscaldamento globale. Parlando dei professionisti della refrigerazione, andrò a rivisionare quello che è il GWP, il Global Warming Potential. L'hanno già detto bene i colleghi prima, la capacità di un gas di contribuire all'effetto serra e in particolare di un chilo di gas rilasciato in atmosfera in 100 anni rispetto a un chilo di anidride carbonica. Anidride carbonica che tra l'altro è la maggiore responsabile dell'effetto serra dopo i vapori acquei. Quindi la nostra scelta come nuovo operatore della refrigerazione passa da qua, passa da scelte responsabili dei gas refrigerati. Brevemente, solo per chi non conosce Mondiaframe, che la nostra linea di prodotti operiamo in 6 divisioni, dall'ice and pasta, quindi gelato e pasticceria, prodotti per il supermercato, prodotti per il raffrescamento di bevande e di vino, prodotti per il catering, quindi abbonati professionali, e last but not the least, come dicono gli inglesi, il medicale. Però direi che sicuramente i primi due di gelato supermercato sono il core business e la strategia della nostra azienda. Crescere o decrescere in maniera più o meno felice, non ne stiamo a parlare oggi, però prima sono stati menzionati dei numeri importanti di crescita nel nostro campo. Numeri che, pensando all'elettrificazione dell'India o di altre aree rurali del mondo, faranno esplodere l'utilizzo di impianti di condizionamento o di refrigeratori in generale. Quindi crescere sì, penso che non si possa fare altra scelta, ma in maniera sostenibile. E la scelta è nelle nostre mani. Come operatore del settore mi sento responsabile anch'io, penso che ci sentiamo un po' tutti responsabili di questo. Di nuovo, non vi sto assolutamente annoiare, anche perché in sala ci sono persone che ne sanno molto più di me, è già stato detto molto. Però, parlando del ciclo della refrigerazione, ricordiamo il signor Thomson, proprio Lord Kelvin, in nome del quale si celebra The World Refrigeration Day, che già nel 1852 aveva intuito che facendo espandere un gas, esso assorbe del calore dall'ambiente circostante e quindi è in grado di raffreddare un ambiente. Quindi gas, ecco perché parliamo di gas. Gas che deve essere compresso, come dottoressa prima, quindi con un compressore, brevissima parentesi, meglio se un compressore ad alta efficienza energetica, meglio ancora se un compressore a giri variabili per consumare meno elettricità e quindi di nuovo per immettere in atmosfera meno CO2 e poi andando a evaporare e espandere per appunto produrre il raffreddamento. Questa è una slide che non sia troppo noiosa, ma essenzialmente va a far vedere quelli che sono gli step che la legislazione e la comunità scientifica hanno imposto al settore per l'eliminazione dei gas refrigeranti ad alto GWP. In alto vedete tutti i gas refrigeranti comunemente utilizzati e man mano, attraverso alcuni step, essi andranno a morire in base al loro GWP. L'R134, tanto per fare un esempio, è il gas che viene usato in tutte le autovetture per il climatizzatore, ha un GWP pari a 1400 volte quello della CO2. Gas che utilizzavano
anche Monge, le Framingham in passato per grandi freezer come 404, 507, addirittura 3.900 volte tanto quello della CO2. Quindi è chiaro che, e ben venga la legislazione, qualcosa deve essere fatto, e deve essere fatto in step brevi nel tempo. Uno è avvenuto nel 2010, un altro avverrà a breve nel 2020 e un ultimo nel 2022. Dopo il 2022 essenzialmente rimarranno l'isobutano, l'R600A, il gas che è utilizzato in tutti i refrigeratori domestici, uno di noi ne ha almeno uno a casa, il propano, la CO2, menzionata ad esempio dai colleghi della Vendo e dell'Erta, e alcuni derivati dei gas comunemente usati già adesso. Però per noi, per Mondia Framework, la scelta è il propano. Il propano è la pietra miliare dei nostri sviluppi. Il propano ha un GWP pari a 3, quindi molto molto vicino a quello della CO2. Ricordate, 3.900 quello dei gas refrigerati fino a poco tempo fa. Andiamo a 3. Come? Qui ci sono tre immagini di tre prodotti tipici della Mondial Framework, dal piccolo freezer al freezer di media dimensione, arrivare alle grandi macchine. Nel primo caso è stato sufficiente migrare all'isobutano, quindi di nuovo il gas che avete tutti nei refrigeratori domestici a casa, perché è sufficiente, le dimensioni sono piccole e l'R600A è in grado di assorbire il calore di queste macchine che hanno un'esigenza più contenuta rispetto alle grandi. Il grosso del nostro business è qua, la seconda categoria, quindi nelle macchine medie, e qui abbiamo provveduto a passare al più celermente possibile al propano. Ultima categoria per cui vale la pena spendere due parole, combinazione in questi giorni, è quella delle grandi macchine. Allora, il propano, come gli altri idrocarburi, ha il difetto di essere esplosivo e infiammabile, per cui può essere fino adesso stoccato dentro ai circuiti refrigeranti fino a 150 grammi al massimo. Questo impediva di utilizzare il propano nelle grandi macchine, quindi nella terza categoria che vedete qua. È una notizia recente di circa 3 settimane fa che l'IEC, la comunità internazionale, ha deliberato l'impiego del propano fino a 500 grammi, da 150 a 500. Questo permetterà alle varie aziende, tra le quali anche noi di certo in prima fila, di migrare al più presto al propano. Per adesso abbiamo fatto uno step intermedio utilizzando il 452, che comunque ci ha permesso di passare da 3.900 a 1.800 come GWP, quindi è un bel passo intermedio. Il 452 potrà essere utilizzato fino al 2022. E penso che nei primissimi mesi dell'anno prossimo migreremo il restante parco delle nostre macchine al propano appunto. Questa è la nostra strategia. Vi lascio con il volto un po' accigliato di questa ragazzina, che è accigliato secondo me per buoni motivi, ma più che altro perché sente la responsabilità che noi tutti dovremmo sentire, ripeto, anche e soprattutto come professionisti del settore, per i nostri figli, per il nostro futuro. Grazie. Grazie Maurizio. Qualche domanda? Se non ci sono altre domande, passiamo al prossimo relatore, che è Ennio Campagna di Rivoire, che partecipa sempre alle nostre attività, ai corsi, ai nostri convegni. Quindi con Rivoire abbiamo una collaborazione da tanti anni. Volevo dire che 30 anni. Il tempo passa. E volevo dire che alla fine poi delle relazioni abbiamo un rinfresco in fondo alla sala. Ok? Grazie ingegnere Campagna. A lei la parola. Sì, grazie. Buonasera, io mi occupo di gas refrigeranti nella società Rivoire, che è una società nata nel 1920, quindi il prossimo anno faremo i 100 anni, compieremo 100 anni, ed è una società che produce e distribuisce gas, dai gas industriali, ossigeno, azoto, argon, acetilene, idrogeno, CO2, ai gas della refrigerazione, quindi tutti i gas fluorurati che entrano nel circuito. Che vi
quindi sia i gas fluorurati che quelli cosiddetti naturali di cui abbiamo sentito parlare oggi. Non sto a dilungarmi su argomenti già visti, però volevo solo sottolineare all'inizio quanto la parte ambientale è diventata comunque la più importante in questo settore, perché l'obiettivo della Comunità Europea in particolare è di ridurre l'effetto serra, e quindi ci si basa sul target 20-20-20, quindi 20% di riduzione dei gas serra livelli di partenza base del 1990, 20% di produzione di energia rinnovabile, vuol dire che riguarda chiaramente il nostro settore, ma riguarda tutti i settori, quindi utilizzo per esempio l'energia produttiva, idroelettrico, solare, eolico, geotermico, e il 20% di efficienza energetica, che forse è il punto più difficile da raggiungere, perché nonostante i passi avanti ci sono comunque delle limitazioni tecniche, e quindi non è tanto facile continuare a migliorare nel futuro l'efficienza energetica, anche se è un punto fondamentale. Questi obiettivi erano per il 2020, direi che li abbiamo quasi raggiunti, ma poi abbiamo altri obiettivi per il 2030 che sono molto più impegnativi, quindi addirittura per quanto riguarda i gas serra, le emissioni di gas serra, dovremmo arrivare al 40% rispetto ai livelli base del 1990, e poi aumentano anche gli altri obiettivi come aumento di produzione di energia rinnovabile e di efficienza energetica. Perché si è fatto questo? Perché si vuole limitare l'incremento della temperatura globale del pianeta, e si è dato l'obiettivo di limitare al massimo a 1,5 gradi l'aumento della temperatura media globale della Terra rispetto al periodo preindustriale. Diciamo che ci siamo purtroppo abbastanza vicini a questo aumento, infatti si è stimato che continuando così si potrebbe arrivare a raggiungere questo 1,5 gradi più nel 2040, con una tendenza a crescere ulteriormente, perché si andrebbe verso una spirale di sempre maggiori emissioni e sempre maggiori rischi. Per cui è importante subito. Quali sono i gas serra? Si è parlato di gas refrigerante. I gas serra sono diversi gas, diverse famiglie di gas. L'anidride carbonica è la più importante in termini di valore assoluto, anche se poi il valore unitario è basso, come si è detto, GWP è 1, il valore unitario. Il metano, il protossido d'azoto, l'esafluoruro di zolfo, e poi alla fine abbiamo gli F-gas o gas fluorurati, che hanno un impatto limitato per quanto riguarda globalmente le emissioni, ma molto alto se consideriamo il valore unitario delle emissioni. Infatti si stima che questi rappresentino meno dell'8% delle emissioni globali, incluso poi il consumo elettrico, però come si diceva è importante agire su questi perché hanno un valore unitario molto alto di effetto serra. Cosa ha fatto la Comunità Europea? La Comunità Europea, oltre che dare questi obiettivi generali di riduzione dei gas serra, che quindi valgono anche per la CO2 e per altri prodotti, sul gas fluorurato in particolare si è dato un target molto importante, e addirittura nel 2030, scusate ho sbagliato, contatore, allora, nel 2030 si arriva al 1%, cioè l'obiettivo è di ridurre i gas serra legati agli F-gas, quindi non in generale a tutti i gas serra, ma quelli legati agli F-gas, al 21% rispetto al valore di base di partenza, che è il periodo 2009-2010 in questo caso. Ci sono tanti modi per ridurre l'emissione di gas serra, non sto a elencarli uno per uno, però direi che i più importanti sono sicuramente l'utilizzo di gas che hanno un effetto serra unitario più basso, quindi andare verso prodotti a GWP più basso, ma poi anche altri sistemi, quindi riduzione delle perdite, riduzione delle cariche, maggior impiego di uso di fluidi di scambio termico in modo da ridurre le cariche ulteriormente. E poi anche incrementare il recupero dei gas dagli impianti, cosa che per un po' di anni si è trascurato. Una volta, quando si facevano le manutenzioni, i frigoristi aprivano la valvola, se il gas ritenevano fosse inquinato, scaricavano nell'ambiente il gas e poi andavano o a pulire il circuito o a sostituire il compressore, fare altri lavori e ricaricare il gas nuovo. Non c'era assolutamente
la sensibilità di dire questo gas è dannoso, lo scaricavano tranquillamente in atmosfera. Oggi diciamo che non c'è più questa sensibilità, esiste anche un obbligo di legge a recuperare questi prodotti, e questi prodotti nella maggior parte dei casi possono anche essere rigenerati e quindi avere un'altra vita in un'economia, diciamo, circolare, e essere utilizzati non per impianti nuovi, perché gli impianti nuovi utilizzeranno dei gas a più basso impatto ambientale, ma per fare i rabocchi, per fare la manutenzione dei vecchi impianti. Faccio un esempio, pensiamo al 134A, che è il gas che negli ultimi 20 anni si è sempre utilizzato nel settore dell'auto, prima ancora si utilizzava il vecchio R12. Nel caso del 134A, noi su tutte le auto della Comunità Europea dal 2017 esiste ormai un sostituto che è l'HFO 1234YF, che è un gas di un'altra famiglia, la famiglia degli HFO, che ha un effetto serra 1, praticamente uguale a quello della CO2. Però il fatto di aver messo questo gas nuovo nelle auto dal 2017 non toglie il 134A da tutto il parco auto presente. Quindi noi avremo ancora, visto che la vita media di un'auto è attorno ai 15 anni, almeno in Italia, avremo ancora per, non dico 15 anni, ma quasi, mediamente del 134A nell'auto. Quindi non è che cambiando qualche cosa sul nuovo immediatamente i gas vecchi spariscano, esistono delle tempistiche anche di eliminazione dovute alla vita degli impianti. Però citavo l'YF perché una delle soluzioni, per esempio, è quella degli HFO, cioè dei gas che hanno un effetto serra che è pari ai gas naturali, come l'YF, come lo ZE, alcuni non infiammabili, altri con una leggerissima infiammabilità e quindi non sono così pericolosi, per esempio come il propano e l'isobutano, e quindi danno meno problemi in caso di manutenzione. E poi esiste sempre la CO2 che comunque su certi tipi di impianti può essere un'ottima soluzione. Parlavo di rigenerazione, recupero e rigenerazione, quindi questo diventa importante perché permette di recuperare il prodotto e di utilizzarlo negli impianti. Esempio, qui abbiamo fatto l'esempio, esiste la possibilità che un fluido sia molto inquinato e quindi vada allo smaltimento, ma oltre il 90% dei casi è possibile rigenerarlo e riutilizzarlo. Questa è una strada che in altri paesi del nord Europa è molto più sviluppata che da noi, però vediamo che anche in Italia comincia il discorso del recupero e rigenerazione ad essere citato anche un problema grave che si è verificato soprattutto negli ultimi 2 anni ed è in crescita, è quello delle importazioni illegali. La Comunità Europea ha messo dei limiti alle importazioni di questi prodotti imponendo delle quote di produzione e importazione. Però questo, avendo creato un innalzamento dei prezzi, ha portato a un mercato parallelo illegale di prodotto che proviene nella maggior parte dei casi dalla Cina e che entra in Europa tramite alcuni punti deboli, diciamo, dei controlli doganali, soprattutto nel nord Europa, dalla parte dalla Russia verso la Polonia, e nella parte del sud Europa, nella zona balcanica o dalla Turchia. Quindi è importante che vengano stroncate queste importazioni illegali, perché se da una parte la Comunità Europea spinge verso prodotti più ecologici, dall'altra parte magari entra un quantitativo anche elevato, perché si parla di un 15-20% di prodotto illegale entrato in Europa nell'ultimo anno, che può vanificare in parte quelli che sono gli sforzi per andare verso prodotti più ecologici. Da notare poi che i prodotti importati illegalmente sono di solito quelli a più alto GWP, quelli più dannosi. Per quanto riguarda invece gli impianti vecchi, perché sul nuovo abbiamo già detto, si può fare comunque il cosiddetto retrofit con il recupero del prodotto. Facciamo l'esempio degli impianti dei supermercati: al posto del vecchio 404A, che è un gas che ha un effetto serra molto alto, cioè si diceva quasi 4000 di effetto serra, si possono usare dei nuovi prodotti che hanno un effetto serra attorno a o 1300 oppure circa 2000 secondo i prodotti,
che sono 448, 449, 452, e facendo questa operazione di retrofit si può recuperare il vecchio gas, ripulirlo, rigenerarlo e tenerlo per la manutenzione dei vecchi impianti. Un'altra cosa importante è il miglioramento dell'efficienza energetica, perché il gas refrigerante non è la sola fonte di riscaldamento globale, perché è una fonte diretta nel momento in cui o c'è una perdita dell'impianto o viene scaricato accidentalmente dall'impianto. Però esiste un riscaldamento indiretto che è dovuto alla produzione di energia elettrica per la quota di produzione di energia elettrica fatta bruciando combustibile fossile. Comunque questo dipende dalle varie nazioni, c'è chi ha una quota di fossile molto alta, magari anche 80-90%, chi invece sono i paesi più virtuosi che hanno ridotto questa quota di fossile magari al 40-50%. Però esiste sempre una quota molto importante di produzione di energia elettrica per via fossile, quindi dove si va a bruciare carbone, petrolio, gas naturale, e che produce un riscaldamento elevato dell'atmosfera. Quindi come si può fare? Si può in questo caso agire sul risparmio energetico, quindi con riduzione dei consumi elettrici. Qui ci sono due esempi, senza andare troppo nel tecnico, due esempi di sostituzione del 404A in impianti, nel primo caso a bassa temperatura, per esempio per la conservazione dei surgelati, nel secondo caso a media temperatura, per esempio nei supermercati il banco del fresco, quindi carne, frutta, verdura fresca. Nei due casi abbiamo provato a introdurre due tipi di gas diversi, alternativi, da retrofit, quindi non nuovi, perché se si va a fare il retrofit non si può usare un gas tipo CO2 o tipo propano, perché questi gas richiedono comunque una progettazione ad hoc per questi prodotti. Bisogna utilizzare dei gas che siano compatibili con i vecchi impianti. Quindi in un caso si può ridurre, mettendo un 449, l'effetto serra diretto del 64%, quindi un valore molto alto, e una riduzione dei consumi elettrici, che quindi che vediamo poi nel tempo, del 10% a parità di potenza frigorifera. Nel secondo caso, mettendo per esempio un 407H, una riduzione dell'effetto serra del 62% e una riduzione dei consumi elettrici dell'11%. Quindi si riesce ad agire su tutte e due i fattori, sia il fattore diretto che il fattore indiretto. Quindi cosa possiamo aspettarci per il prossimo decennio? Prima di tutto una sostituzione dei gas con prodotti meno dannosi per l'ambiente, ma poi anche un grande miglioramento dell'efficienza energetica, che non dipende solo dalla scelta del refrigerante. Cioè, la scelta del refrigerante è importante, ma dipende anche dallo sviluppo di nuovi componenti, quindi prima di tutto i compressori, ma anche gli scambiatori di calore e altri componenti dell'impianto che devono essere sempre più efficienti, e anche nella regolazione stessa dell'impianto. Poi esiste sempre il discorso del retrofit, che è importante, ma è importante nel periodo intermedio, nel momento in cui avremo ancora gas vecchi e gas nuovi. Per i prodotti nuovi noi ci aspettiamo un grosso sviluppo da parte delle miscele HFO pure, quindi YF, che ormai si è affermato nel settore dell'automotive, e lo ZE, che è un gas che sarà sempre più importante nei grandi chiller di tipo industriale, quindi grandi impianti industriali. E poi anche invece il settore abbastanza nuovo, quello degli HFO leggermente infiammabili, cioè A2L, che hanno comunque delle ottime caratteristiche in media e anche in bassa temperatura, senza avere un'infiammabilità elevata come hanno per esempio gli idrocarburi. E come ultimo abbiamo detto gli stessi idrocarburi come CO2, propano, ammoniaca. Grazie, finito. Grazie, Gian Campagna. Qualche domanda sui refrigeranti, che ovviamente è un argomento molto caldo per rimanere tema di temperatura. Nessuna domanda? Qualcuno? Vedo il RP quasi lì pronto. Dai, c'è una domanda.
Allora, i prodotti puri HFO, diciamo che quando si può utilizzare un prodotto puro è sempre meglio, perché sono prodotti quindi che non hanno dry, non hanno smiscelazione, e quindi è più facile, sono anche più facili da utilizzare, che sono l'Y-F e lo ZE, purtroppo non hanno una temperatura di ebollizione abbastanza bassa per coprire le applicazioni di medio-bassa temperatura. Quindi sono dei prodotti che nel caso di YF sono l'ideale per il condizionamento auto, dove si lavora su temperature positive. Nel caso dello ZE anche sono ideali per i grandi chiller, magari con compressori centrifughi, grandi capacità, però sempre su temperature positive. Esistono anche applicazioni in pompa di calore, per esempio con lo ZE. Ci sono anche altri gas della famiglia gli HFO, 1233ZD per esempio, che sono in fase di sviluppo sui grandi pompe di calore o sistemi di recupero di calore, ma sempre per temperature superiori allo zero. Se andiamo invece sulla refrigerazione, quindi temperature più basse, è indispensabile individuare delle miscele, i produttori lo hanno già fatto, che siano un po' un compromesso tra i vecchi HFC e i nuovi HFO. Allora sono state fatte delle miscele tra i vecchi prodotti e i nuovi, cercando di selezionare i prodotti a GWP più basso, e in questo caso si ottiene un compromesso tra prodotti che hanno GWP pari alla CO2 o al propano, come sono gli HFO puri, e prodotti che hanno un GWP più alto, diciamo che può essere 1000-1500. Si sono trovati dei prodotti quindi con GWP che vanno dai 150, che è un valore importantissimo perché in tante applicazioni è stato messo il limite di 150, fino a un valore un po' più elevato che può essere 250, 300, 400, che permettono di utilizzare un prodotto a bassa infiammabilità, quindi prodotti che bruciano ma non sono esplosivi, che hanno una velocità di fiamma bassissima, quindi diciamo abbastanza sicuri da questo punto di vista, e che potranno essere utilizzati anche in quelle applicazioni dove sarà necessario avere un GWP basso ma non sotto i 150, come sono per esempio come la legge chiede per gli impianti di refrigerazione dei sistemi ermetici per il condizionamento commerciale e anche per i grandi impianti per la refrigerazione commerciale. Quindi tutto quanto è sull'industriale potrà utilizzare dei prodotti comunque a bassissimo effetto serra, perché se parliamo di 300-400 vuol dire 10 volte di meno dei gas attuali, avendo comunque dei prodotti più facilmente utilizzabili, che non hanno le alte pressioni della CO2 e non hanno l'alta infiammabilità del propano. Grazie. Ok, passiamo all'ultima presentazione, se non mi sbaglio, argomento importantissimo che è il trasporto refrigerato. E dicevamo che c'è un margine di espansione del trasporto refrigerato molto ampia, soprattutto perché deve arrivare sulla tavola di tutti gli abitanti della Terra, i prodotti alimentari, quindi il trasporto refrigerato è l'ultimo pezzo che serve per far arrivare alla tavola di tutti gli abitanti della Terra il cibo, appunto in Africa, Asia e paesi in via di sviluppo, sarà sicuramente un settore con molta espansione, quindi importante per il World Refrigeration Day, è importante. Grazie Marco, buonasera a tutti. Ha introdotto il tema di cui abbiamo parlato all'ultimo Expo. Prendendo spunto dall'Expo 2015 ci siamo trovati con un po' di casalesi a parlare di catena del freddo quando tutti parlano di produzione di cibo, e lì avevo messo il focus su due dati. I paesi di sviluppo buttano via circa il 30% degli alimenti deperibili per mancanza della catena del freddo, in particolare dell'anello legato al trasporto e alla distribuzione, e i paesi molto sviluppati come gli Stati Uniti ne buttano
buttano via altrettanto per eccesso di consumo. Detto, è una quadra, bisogna trovarla. Questa quadra, noi siamo partiti 50 anni fa con la produzione di carrozzerie refrigerate. La casa del freddo, l'industria del freddo professionale è stata molto importante a partire dal dopoguerra con la Francia Frigo, dalla quale c'è stato poi lo sviluppo della refrigerazione industriale. Siamo andati per distribuire del gelato. Il gelato è uno degli alimenti più difficili da distribuire perché deve garantire a ogni consegna un cool down immediato della temperatura all'interno della carrozzeria. All'epoca non c'erano ancora le refrigerazioni con gruppi frigo trascinati, cioè con compressori meccanici che prendono energia dal motore termico. Esistevano le carrozzerie a ghiacciaio. La trasformazione della ghiacciaia è stata la carrozzeria refrigerata con accumulatori autentici. Il freddo viene accumulato durante la sosta notturna, viene congelato in liquido autentico, si accumula energia latente e grazie a questo accumulo di energia latente si ha una distribuzione garantita per le norme TP almeno 12 ore durante la giornata. Da questo la missione più difficile c'è stata poi un'evoluzione, una crescita nei paesi sviluppati della distribuzione degli alimenti deperibili porta a porta e quindi parallelamente alla crescita dei supermercati anche nelle periferie il porta a porta è arrivato a distribuire i prodotti surgelati che erano un po' una novità e questa crescita c'è stata in Europa e negli Stati Uniti per circa 20 anni. Vai pure avanti intanto. Le carrozzerie, ecco, va bene, questo qui sono una slide sulle carrozzerie refrigerate a bassa temperatura. Qui ci sono un po' di slide che fanno vedere come le facciamo, vai pure avanti. Ecco, questa è una piastra eutettica nel caso del gelato viene congelata a meno 33. Segui pure. Questi sono un po' di brand che serviamo, un po' di brand legati al gelato e alla distribuzione a domicilio. I sistemi di carica si sono evoluti anche quelli per carico in ribalta del portone posteriore, quindi per far subire meno shock termici al prodotto, si caricano con roll container e si distribuiscono dalle porte laterali. Ecco, l'evoluzione che vediamo e che il mercato chiede è quella della temperatura. Anche qui ad un convegno di un famoso urbanista ho appreso che si sono sbagliati nelle previsioni quando stimavano che ci sarebbe stato un decentramento della popolazione dalle aree urbane alle aree extraurbane. In realtà è andato esattamente al contrario, le grandi città metropolitane sono cresciute in popolazione, l'esigenza di distribuire prodotti deperibili è cresciuta di pari passo. Parallelamente con i centri commerciali è nata l'esigenza di distribuire prodotti deperibili consegnati a domicilio e c'è stata decisamente una tendenza, vabbè, Amazon vizia il cliente con consegne molto rapide, c'è una crescita del mercato nel settore della consegna a domicilio di beni deperibili, in questo caso multitemperature. Chi si è già dotato di questi sistemi di distribuzione, di queste carrozzerie multitemperatura, sta constatando che il veicolo per la maggior parte della sua mission è fermo, quindi è fermo per sosta alla consegna o anche sosta nel traffico urbano. Da lì allora lo sviluppo anche opportuno di sistemi di refrigerazione che possono essere misti tra compressori trascinati ventilati per il fresco e sistemi autentici per la bassa temperatura. Ovviamente il mercato è padrone, ogni sistema di distribuzione scelto dai clienti avrà un'evoluzione, però è un tema molto molto importante, proprio credo solamente ancora un po', breve, questi sono un po' di clienti che utilizzano sistemi di consegna multitemperatura a domicilio.
Prosegui pure. Siamo un po' in giro nel mondo e qua lo facciamo vedere. Partiamo dal Monferrato, ma ci piacerebbe far vedere le colline, i vigneti. Quindi concludo dicendo che probabilmente la quadra si dovrà trovare con i paesi in via di sviluppo che stanno quasi saltando la fase del centro commerciale, perché mio figlio che è in Cina in questo periodo sta lavorando a Qingdao, mi dice che lì si fa tutto via e-commerce e probabilmente ci saranno i paesi in via di sviluppo che salteranno la fase che abbiamo visto noi e probabilmente la tendenza sarà buttare via meno cibo dei paesi evoluti ed aiutare i paesi in via di sviluppo a conservarli meglio e arrivare alla consegna sempre con prodotti conservati meglio. Grazie. Domande su questo anello che mancava appunto trasporto refrigerato, abbiamo parlato di supermercati, di refrigerazione commerciale, abbiamo parlato di aria condizionata, abbiamo parlato di refrigeranti, l'anello del trasporto refrigerato non è l'anello che mancava in questo incontro. Hai domande? Se avete altre domande, farei un applauso nuovamente per il World Refrigeration Day, la giornata mondiale. Oggi, 26 giugno, ogni anno, quindi benvenuti alla giornata mondiale della refrigerazione italiana, ma nel mondo. Grazie mille e alla prossima.